Io chiaramente ringrazio solo perché questa sera è la serata del professor Girgenti, quindi lasceremo presto la parola a lui. Io ringrazio voi, ringrazio il Consiglio di Amministrazione che tutti gli anni decide di investire quel poco che ha in queste serate dei filosofi lungo l'olio, perché noi riteniamo importanti e amiamo la filosofia. Ringraziamo il coraggio di Francesca Nodari, la presidente dell'Associazione Filosofi Lungo l'Olio, che è riuscita già a portare all'ottava edizione il Festival dei Filosofi, e grazie, con tutte le difficoltà che voi sapete. Ringrazio tutti i nostri volontari che sempre ci aiutano in queste serate, in particolare la Scuola Civica di Musica, nel presidente Andrea Puma, che ci impresta sempre il server audio, il server luci. Quindi questo è il mio compito stasera, di ringraziare. E chiaramente voglio dire che da parte mia sono particolarmente contenta che questa sera si tratti comunque di filosofia greca, perché credo che chi mi conosca lo sappia, io amo molto i greci, il mio nome stesso è un nome greco, e credo che proprio Ione era colui che custodiva il tempio dove sul frontone c'era scritto proprio Gnosis auton, conosci te stesso, di cui questa sera, quindi io mi onoro di chiamarmi Ione, come colui che poi fu il capostipite degli Ioni. Quindi questa sera il professore tratterà dei greci, io credo, dal titolo della sua, e però lascio subito a Francesca, e grazie ancora a tutti voi. Grazie. Buonasera a tutti, sono molto lieta di trovarmi in questa bellissima dimora, in questo bellissimo cortile della Fondazione Morcelli Repossi. Ringrazio di cuore tutto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, e in particolare la professoressa che ha appena concluso di portare il suo saluto, e alla quale va il plauso mio personale e di tutta l'associazione per il grande lavoro, il grande sforzo culturale che questa fondazione sa mostrare, sa fare nel tempo, e che diventa per noi in prima persona, ma credo anche per tante altre realtà che lavorano nella cultura, un esempio da emulare. Quindi grazie per questo esempio, grazie per questa ospitalità. Un ringraziamento anche da parte mia speciale al professor Girgenti, giovane ma già conosciuto filosofo, allievo e strettissimo collaboratore di Giovanni Reale, per aver accettato, direi senza alcuna, e non sono parole fatte, non sono giri di parole, è vero, è così, credetemi, senza alcuna esitazione, anzi con molta gioia, questo nostro invito a questa ottava edizione del Festival Filosofi Lungo l'Olio. Ieri sera, solo ieri sera, c'è stato appunto Umberto Curi, abbiamo ascoltato una lezione, direi fondamentale, una lezione che è incentrata sulla figura e sulla complessa nozione, a partire anche dall'ambivalenza semantica e dalla complessità semantica della parola stessa, dello straniero. E devo dire che forse il caso, in questo caso si deve dire così, scusate il giro di parole, si è trattata di una bella coincidenza, perché io credo che la lezione di ieri del professor Curi possa costituire un preziosissimo preambolo alla lezione che stasera il professor Girgenti terrà. Una lezione che già nel titolo, Socrate Alcibiade, conosci te stesso nel dialogo con l'altro, ci fa capire in quale direzione vuole andare. Il Gnosis Auton del detto delfico, così famoso, così importante, che è uno, come dire, degli interrogativi interminabili della filosofia, e poi le altre due parole fondamentali da Levinasiana, direi a me carissime, dialogo e altro. E de bello ascoltare appunto dalla voce del professor Girgenti questo dialogo tra Socrate appunto e Alcibiade, con l'importanza, il rimarcare l'importanza della maieutica e quella grande umiltà che è anche la grande forza della filosofia, cioè il sapere di non sapere. Questa è forse
l'unica e la più grande consapevolezza, accanto a quella dello stupore, naturalmente, della filosofia. Non voglio attardarmi, passo velocemente subito la parola al professore Girgenti. Ricordo soltanto che il professore insegna storia della filosofia antica e classica e medievale all'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano. È uno dei migliori allievi di Giovanni Reale, come dicevo prima, collaboratore, poiché moltissime edizioni che escono, numeri che escono per Bompiani, sono stati curati dal professor Girgenti. Anche qua gli siamo molto grati, perché è un lavoro preziosissimo e devo dire anche di grande pazienza, oltre che naturalmente dell'indubbia competenza. Il professore si occupa in particolare della filosofia greca, andando coniugando lo studio e l'amore per la filosofia greca con lo studio del cristianesimo delle origini, della patristica. E anche qua devo dire, professore, che c'è una felice coincidenza, perché ieri, forse sollecitato da una domanda, mi pare, se non ero forse il signore Emilio, ieri sera Umberto Curi ha parlato, come lei ne parla, della civiltà greco-romana da un lato e della religione giudaico-cristiana dall'altro, e non ha usato la parola radice, le due radici, ma anche lui ha usato la parola i due affluenti, i due fiumi. E devo dire che a noi questo, anche metaforicamente, trovandoci così, localizzandoci lungo l'olio, questa idea, questa metafora del fiume che unisce in questo caso gli interessi principali del suo studio, del suo ambito di studio, cioè da un lato la filosofia greca e dall'altro il cristianesimo, la patristica greca, direi è molto importante. Il professore ha mutuato dall'ermeneutica di Gadamer dai contributi storico-filosofici di Bayern Valtes due strumenti interpretativi che ha applicato nei suoi studi: la storia degli effetti e la fusione degli orizzonti. Mentre da Adò, un filosofo a lui molto caro, sta per uscire un suo libro, in corso di pubblicazione un suo libro su Adò, il concetto di filosofia come esercizio spirituale. Mi limito a ricordare alcuni titoli del professore: Giustino Martire, Il pensiero forte di Porfirio, Introduzione a Porfirio, Platone tra oralità e scrittura, e poi La dolce filosofia, e poi di prossima pubblicazione Il giardino e il ginnasio, esercizi spirituali e ascetica del piacere. Io adesso mi taccio sul serio, auguro a tutti un buon ascolto, una buona serata, noi con voi, noi e gli altri, proprio giusto per ricordare il tema di questa ottava edizione, e passo, ringraziandolo ancora, la parola al professor Girgenti. Grazie. Io naturalmente ringrazio per l'invito soprattutto Francesca Nodari, e al ringraziamento unisco anche le congratulazioni e i complimenti per questo splendido festival, questa iniziativa che veramente offre la possibilità a tanti come noi che si occupano di filosofia di parlare anche a un pubblico non strettamente accademico, e questa è una grande ricchezza, perché ci costringe anche a parlare in un linguaggio non accademico, non filosofese, ma più comprensibile, e quindi ci costringe a un esercizio di maieutica vera e propria, che poi è un po' il tema che vorrei trattare, cioè l'idea socratica del conosci te stesso, dello gnosis auton, non tanto come esercizio di autoconoscenza in senso cartesiano, solipsistico, cogito ergo sum, cioè io che penso me stesso e cerco il mio io in una ricerca e in un esame della mia mente, della mia intelligenza, prescindendo, diciamo, dall'altro, dalla conoscenza delle altre menti, degli altri soggetti. Tutt'altro. La prospettiva socratica, e direi platonica, perché in fondo il Socrate
a cui faccio riferimento è senza dubbio il Socrate platonico, il Socrate filtrato dall'esperienza che il suo allievo più importante Platone ha avuto. Non è l'unico, naturalmente, c'è anche Senofonte, che però era più uno storico che non un filosofo. È appunto la prospettiva socratica una filosofia strutturalmente dialogica, dove il dialogo, e dialogo non è semplicemente il parlare con l'altro, il dialegestai, ma è anche un modo di far filosofia dialettico, dove le tesi si contrappongono, non c'è una dogmatica del pensare, ma c'è sempre un mettere in discussione le proprie asserzioni, le proprie convinzioni, le proprie opinioni. La dialettica, in fondo, la dialogica socratica nasce così, nasce dal confronto con le opinioni comuni, con l'opinione comune che tutti noi possiamo avere, che però deve essere messa in discussione. Cioè il dialogo è anzitutto un mettere in crisi l'opinione corrente, la doxa. E questo avviene tramite la domanda e la risposta, porre una domanda, cercare insieme una risposta e da questa risposta nascono ulteriori domande. In fondo, nel pensare socratico, Socrate in fondo andava in giro ad Atene interrogando le persone comuni, andava nelle botteghe, interrogava i ciabattini, interrogava gli artigiani e ognuno chiedeva conto del proprio operato, del proprio fare. Quindi la filosofia nasceva proprio da una riflessione sul proprio fare, da una riflessione sulla vita, è però una vita che diventava occasione di pensiero, di interrogazione su di sé, sul proprio destino naturalmente, sulle concezioni del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto. Quindi in questo senso diventava politica nel senso alto del termine, cioè come riflessione sul vivere comune e su una ricerca comune della giustizia. Il titolo del mio intervento, Socrate e Alcibiade, naturalmente nasce dal fatto che Alcibiade fu uno dei principali interlocutori di Socrate, fu allievo, personaggi diversissimi. Socrate intanto era molto più vecchio di Alcibiade. Alcibiade era il pupillo di Pericle, era un giovane brillante, ricco, bello, presuntuoso, ambizioso, era considerato l'erede di Pericle, la giovane promessa del Partito Democratico di allora, del Partito di Pericle, appunto, si chiama appunto Partito Democratico. E però in fondo fu un fallimento, perché per la sua ambizione, per la sua grande presunzione, trascinò la città di Atene in una rovinosa impresa, prima contro Siracusa, poi contro Sparta, e ne pagò anche le conseguenze. Per cui la prospettiva socratica, vi ricordo che Socrate fu condannato anche per l'accusa di aver corrotto i giovani della sua città, e probabilmente questa accusa aveva anche questo risvolto politico, perché molti dei giovani, Alcibiade, Crizia, Trasimaco, Carmide, molti dei giovani con cui Socrate, lo stesso Senofonte in fondo, lo stesso Platone, tutti questi giovani con cui Socrate aveva a che fare, ebbero ambizioni politiche, chi in direzione democratica, chi in direzione oligarchica, filospartana, addirittura tirannica, filotirannica. Lo stesso Platone nella Tirannide di Siracusa, di Dionigi, scorse la possibilità di una grande rivoluzione, perché in fondo l'Atene dell'epoca di Socrate era un'Atene in guerra perenne contro Sparta, era una Grecità che si stava dissolvendo, che stava distruggendo tutto quello che aveva creato. In fondo è un grande paradosso la filosofia greca, perché la filosofia greca ha dato il meglio di sé nel momento in cui la civiltà greca stava morendo, si stava distruggendo. In fondo la civiltà greca, la poesia, l'arte, è venuta prima. Poi è arrivata la filosofia, ed è arrivata proprio quando tutto quello che la Grecità ci ha consegnato appunto come sorgente dell'Occidente, la grande poesia, la grande storiografia, la grande arte, la grande letteratura, la medicina, la matematica pitagorica, tutto questo stava finendo, distrutto appunto dalle guerre tra le due città, tra Atene e Sparta. E però la filosofia nasce, la grande filosofia socratica, platonica e poi aristotelica, nasce in quel momento. Nasce in quel momento, è un momento di crisi, un momento in cui tutto sembra finire. Hegel diceva che la filosofia
in fondo come la nottola di Minerva spicca il suo volo sul far della sera, quando tutto ormai è compiuto, quando tutto sta finendo. Quindi non può fare altro che volare e vedere quello che è successo al suo tramonto. E però questo tramonto, come ci insegna Nietzsche, in fondo annuncia una nuova alba che verrà, che nel caso della filosofia greca, aristotelica e post-aristotelica, è stato qualcosa di altro. Non è stata più la grecità. In fondo quello che è venuto dopo è stata la grecità, sì, ma la grecità che ha consegnato il suo messaggio al mondo intero. L'ellenismo, l'ellenizzazione, la prima grande globalizzazione, i barbari che hanno fatto propria quella filosofia. In fondo noi, si diceva prima questo, siamo figli di questo. Siamo figli della grecità che però è morta, è finita e ha consegnato i suoi grandi messaggi agli egiziani, agli ebrei, ai fenici, ai persiani, ai romani. E quindi quello che noi siamo è questo, è il frutto di questa grande ellenizzazione e poi romanizzazione e poi cristianizzazione, dove queste globalizzazioni dell'antichità sono stratificazioni di culture, incontri di culture, fusioni di orizzonti diversi, per usare l'espressione gadameriana a cui Francesca Nodari prima faceva riferimento, Horizont Verschmelzung, cioè confusione, mescolanza di orizzonti diversi. E però oggi parliamo della Grecia, parliamo solo della Grecia, magari qualche cenno sulla cristianità me lo consentirò alla fine. E del motto che Socrate ha fatto proprio, conosci te stesso, gnothis auton, che poi è stato tradotto in tutte le lingue, noscete ipsum, oscito te ipsum in latino, know yourself in inglese, erkenne dich selbst in tedesco, tutta la filosofia occidentale che appunto ha fatto propria l'idea dell'autocoscienza, dell'autoriflessione, del rientrare in se stessi, ha questa come base, ovviamente questo come base a partire da Socrate, ma il motto è più antico. Il motto non è socratico, Socrate l'ha fatto proprio perché, come si diceva prima, era scolpito sul frontone del Tempio di Delfi, il Tempio di Apollo, dove appunto la grecità classica e anche arcaica, riconosceva il suo centro religioso per eccellenza. Era il Tempio di Delfi, dove c'era la Pizia, la sacerdotessa di Apollo, che dava i responsi, che pronunciava gli oracoli, e tutta la grecità, anche omerica, ma poi Eschilea, in fondo riconosce nel santuario, nel Tempio di Delfi, il centro della religione ellenica per eccellenza, e tutte le azioni anche tragiche, pensiamo a Eschilo, pensiamo a Sofocle, in fondo ruotano intorno agli oracoli che venivano pronunciati, ai responsi che venivano dati dalla sacerdotessa in stato di delirio, in stato di ebbrezza, appunto nel Tempio di Delfi. Un autore tardo, Plutarco, che fu sacerdote del Tempio di Delfi in epoca romana, racconta che queste sacerdotesse profetavano in stato di delirio perché nel Tempio c'erano delle esalazioni sulfure, quasi delle droghe, che loro ispiravano, e da questa ispirazione appunto andavano in una sorta di trans medianico e davano i responsi. Ebbene, la scritta conosci te stesso stava nel frontone del Tempio, gnotis se auton in greco. E da Plutarco, ma anche da Aristotele e da altri storici, sappiamo che in origine questa scritta era in legno, era scolpita nel legno. Poi nell'età di Pericle, quindi in età classica, nel V secolo, fu trasformata in pietra, per cui la scritta fu scolpita in pietra, e sotto la scritta gnotis auton, conosci te stesso, campeggiava una E, una epsilon in greco, su cui poi tornerò. Questa epsilon, questa E, in origine era pure in legno, poi Pericle la fece trasformare in una E di bronzo, e poi in epoca romana, più tardi, Augusto, che riconosceva ancora l'importanza del santuario delfico, del santuario di Apollo, la fece trasformare, la fece cambiare in una E d'oro. E rimase questa E d'oro almeno fino al 395, quando l'imperatore Teodosio,
che nel 380 aveva cristianizzato l'impero, aveva fatto un editto, l'editto di Tessalonica, in cui il cristianesimo niceno, il cattolicesimo del Concilio di Nicea, diventava la religione ufficiale dell'impero romano. Ebbene, da quella data in poi il santuario fu chiuso e poi cadde in rovina. A differenza di altri templi della grecità, per esempio il Partenone o anche il Tempio di Atena di Siracusa, che invece vennero trasformate in chiese cristiane. Invece il santuario di Delfi infatti tuttora, se voi andate a Delfi, trovate le rovine del santuario. Allora, questa frase, questa espressione è diventata proverbiale: conosci te stesso. C'è una interpretazione tradizionale religiosa che precede quella filosofica socratica e viene interpretata come una esortazione, quasi un comandamento del dio Apollo, il dio del sole, all'uomo, al pellegrino, al fedele che va lì al santuario per ottenere un responso. E allora questa esortazione, conosci te stesso, indicherebbe un precetto che prescrive all'uomo di riconoscere la propria condizione umana generale, cioè la propria condizione di mortalità, di finitezza, di limitatezza, contro la tracotanza, contro la presunzione di essere come gli dèi. Gli uomini devono stare nei loro limiti, per cui il detto conosci te stesso sarebbe rivolto a ogni uomo che deve riconoscere di essere mortale, secondo una dicotomia assoluta per cui gli dèi, solo gli dèi sono immortali, ambrotoi, athanatoi, mentre gli uomini sono finiti, sono mortali, tnetoi, brotoi, sono limitati, devono riconoscere la propria finitezza, la propria precarietà, la propria ignoranza, e voler andare oltre i limiti che il fato, che la Moira ha concesso all'uomo, è un grave peccato, una grave trasgressione, che i greci chiamano hubris, tracotanza, cioè voler travalicare i limiti del destino, della nostra finitezza, rompere questi limiti. Per cui il conosci te stesso significa in fondo stai al tuo posto, mantieni i tuoi limiti. E non è un caso che questo motto fu ben presto inglobato nelle sentenze morali più antiche, quelle che vanno sotto il nome dei sette sapienti, le sentenze dei sette sapienti o sette savi: Solone di Atene, Chilone di Sparta, Biante di Priene, Pittaco di Mitilene, Periandro di Corinto. Mediamente erano sovrani o tiranni o legislatori. Appunto Solone fu il grande legislatore di Atene, che oltre a dare le leggi alle rispettive poleis, quindi ad essere nomoteti, legislatori, erano anche dei, chiamiamoli, dei sapienti, dei filosofi in nuce, cioè davano delle massime morali, tra cui alcune legate a quelle del conosci te stesso, gnotis auton, per esempio gnoti kairon, conosci il kairos, conosci il momento opportuno, cogli l'attimo potremmo dire, carpe diem, conosci il momento opportuno in cui agire, in cui fare o in cui tacere. Oppure metron ariston, la misura è la cosa migliore per l'uomo, stare nella misura, stare nel limite, stare nell'armonia ed evitare l'eccesso e il difetto. Un'altra sentenza, meden agan, si traduce con nulla di troppo, nulla di troppo in eccesso ma neanche in difetto, che poi è una massima tipica di tutta l'etica, di tutta la morale greca, pitagorica, platonica, aristotelica, l'idea aristotelica di virtù, di aretè, come giusta misura, come medietà che evita il troppo e il poco, l'eccesso e il difetto. Ogni virtù sta nel mezzo tra due,
tra due vizi opposti, uno che eccede e l'altro che invece manca, è una lacuna. Ma questo si potrebbe dire di tutta la cultura greca, almeno classica, dell'arte greca. L'arte greca è un'arte della misura, della proporzione, dell'armonia, della simmetria, della bellezza intesa come equilibrio tra le parti. Pensate al canone greco di Policleto, dove la bellezza del corpo umano, ma anche della statua, è precisamente dettata da canoni e da criteri di tipo matematico, di tipo geometrico, precisi, dove la bellezza quindi è oggettiva, non è una bellezza del gusto, non è bello ciò che piace, ma è bello ciò che risponde a canoni di armonia, di simmetria, di proporzione, di numero, aritmos, e quindi il numero è la cosa migliore per Pitagora. Un numero, l'aritmos, inteso come metron, come misura, che poi deve regolare ogni cosa, deve regolare la città costruita secondo criteri matematici, secondo assi, regola la musica greca è una musica del metron, è una musica che evita l'acuto e il grave, dove la melodia è proprio l'armonia, ma anche la ginnastica, appunto, corpore sano, dicevano poi i latini, prendendolo dai greci, la ginnastica è mantenere l'armonia del corpo, per cui il corpo bello non è né troppo alto né troppo basso, né troppo grasso né troppo magro, è proprio la giusta misura. La medicina greca è un equilibrio tra opposti, tra freddo e caldo, per cui la febbre che cos'è? È un troppo caldo che però deve riequilibrare un troppo freddo, il raffreddore, Ippocrate in fondo. Ma tutta la medicina ippocratica è una medicina dell'equilibrio. E allora questa idea del conoscere se stesso stando nei limiti, stando nella misura, in fondo corrisponde alla mentalità greca. È una esplicitazione poetica, letteraria e poi filosofica di qualcosa che sta nel DNA culturale, religioso, spirituale, come volete chiamarlo, del greco, del mondo ellenico in generale. E anche gli dèi, in fondo, sono sottomessi alla misura. Che cos'è la teogonia di Esiodo se non una ricerca dell'ordine? La teogonia di Esiodo ci parla di un caos originario, in principio fu il caos, e poi lo scontro tra gli dèi e i titani che sono figli del caos, sono forze del disordine, forze della dismisura, forze dello squilibrio, che però affinché il mondo possa nascere devono essere sottomesse, i titani devono essere imprigionati, Tifone deve essere rinchiuso nell'Etna, Prometeo deve essere incatenato. Cioè i titani, forze caotiche, forze del caos, devono essere imbrigliate, devono sottomettersi all'ordine che gli dèi pongono. E questo ordine è appunto la misura. E nel Prometeo incatenato compare il motto «conosci te stesso», un po' variato rispetto allo «gnotis auton» del Tempio di Delfi, perché Eschilo scrive «gignosques auton», ed è Gignosques Auton al verso 305 del Prometeo incatenato, ed è il dio Hermes, il dio Mercurio, che lo dice a Prometeo, al Prometeo incatenato: tu devi conoscere te stesso, devi stare nei limiti che Zeus ti ha imposto. Per cui anche qui, ancora siamo nella tragedia, il conoscere se stesso significa riconoscere la misura e stare nei limiti, non andare oltre, non peccare di hubris. Questo conoscere se stessi, naturalmente, che noi filosoficamente interpretiamo come un fatto positivo, potrebbe anche essere una maledizione, una condanna, e penso sempre alla tragedia greca, in particolare all'Edipo Re di Sofocle. Sono reduce da Siracusa, sono stato 10 giorni fa a Siracusa, dove una delle tragedie greche,
messa in scena era appunto l'Edipo Re. L'Edipo Re con Daniele Pecci, con bellissimo, con... dove ho rivissuto il dramma dell'Edipo Re proprio come tragedia del conoscere se stessi, perché in fondo Edipo, la tragedia di Edipo è il conoscere se stesso, lo scoprire chi lui veramente è. La tragicità di Edipo consiste nel fatto che l'uomo, il re di Tebe, considerato il più sapiente, colui che ha risolto l'enigma della Sfinge, colui che ha risolto l'enigma dell'uomo, perché in fondo l'indovinello che la Sfinge, questo mostro che assediava la città di Tebe, aveva posto e nessuno riusciva a risolvere era appunto questo: qual è quell'animale che all'alba cammina a quattro zampe, a mezzogiorno a due zampe e alla sera a tre zampe? E appunto Edipo risolve l'indovinello, l'enigma, dicendo che è l'uomo, che nella sua infanzia gattona, appunto, cammina a quattro zampe, nella sua maturità è bipede, l'uomo è un animale bipede, e nella sua vecchiaia ha bisogno del bastone come terza gamba, e quindi cammina con tre gambe. Quindi Edipo ha risolto l'enigma della Sfinge, e per questo è diventato re di Tebe. Però Edipo non ha risolto l'enigma di se stesso. Ha risolto l'enigma dell'uomo in generale, ma non sa chi lui veramente è. Non sa chi è suo padre, non sa chi è sua madre. E infatti, per un tragico incidente, uccide suo padre, il re Laio, senza sapere che è suo padre, perché era stato abbandonato da bambino. E sposa la regina Giocasta, non sapendo che è sua madre. Sposa la madre non sapendo che è sua madre, e quindi con lei genera quattro figli che sono anche suoi fratelli: Eteocle, Polinice, Antigone ed Ismene. E quindi tutto l'evento tragico è su impulso dell'oracolo di Delfi, perché in fondo Tebe è assediata da una pestilenza. Allora vanno da Apollo, dal dio di Delfi, a chiedere che cosa bisogna fare per risolvere la pestilenza. Allora l'oracolo di Delfi dice: dovete togliere l'infezione, dovete cacciare colui che infetta la città di Tebe, che ha commesso peccati gravissimi. Edipo non sa di essere lui, non sa di essere lui, per cui tutta la tragedia si svolge nel percorso di riconoscimento di se stesso, della scoperta di chi è veramente lui, di chi è veramente suo padre, di chi è veramente sua madre. E questa è la tragedia del conosci te stesso. E infatti Tiresia, l'indovino cieco, dice che sa che Edipo ha ucciso suo padre e ha sposato la madre, non vuole rivelare a Edipo la verità, e gli dice: tremenda cosa dei nos è il conoscere, se questa conoscenza non giova a colui che sa, a colui che apprende. E quando Giocasta, la madre moglie di Edipo, capisce la verità, si rende conto della verità, gli dice, prima di uccidersi, prima di impiccarsi, gli dice: io vorrei che tu mai conoscessi chi tu veramente sei. Dice: io vorrei che tu mai apprendessi, che tu mai sapessi chi tu veramente sei. Quindi altro che conosci te stesso, meglio non conoscere te stesso, perché se tu vieni a sapere chi tu veramente sei, scopri il dramma della tua vita, scopri la grande tragedia. Infatti Edipo cosa fa dopo aver appreso la verità? Si acceca, si strappa gli occhi, si trafigge le pupille con i fermagli dei capelli di Giocasta. Perché gli occhi? Perché lo sguardo, la vista, gli occhi sono il principio della conoscenza. La stessa parola greca io so, oida in greco, è il passato del verbo vedere, orao, idein, cioè io so significa io ho visto, per cui il vedere
l'avere visto è l'origine della conoscenza. Questo lo dice anche Aristotele, filosoficamente. Nella Metafisica, nel primo libro, Aristotele dice che gli uomini desiderano, tutti gli uomini per natura desiderano il sapere e proprio per questo amano la sensazione che è l'origine del sapere, che è l'origine della filosofia. E più di tutte, dice Aristotele, gli uomini amano la sensazione della vista, perché la vista è quella che maggiormente ci fa conoscere. Su questo primato della vista si potrebbe discutere. Si potrebbe discutere, si è discusso moltissimo, per cui ad esempio si sostiene che la civiltà greca ha dato il primato alla vista, al vedere, quindi una civiltà della forma, della bellezza, dell'arte figurativa, mentre la civiltà ebraica ha dato il primato all'udito, all'ascolto, alla musica, ai salmi, la voce di Dio, la fede dall'ascolto. È una grande schematizzazione, in parte fondata, che però, come prima si diceva, poi ha avuto anche le sue mescolanze, tanto che poi i medievali metteranno insieme l'udito e la vista come i due sensi massime conoscitivi, massimamente fonti di conoscenza. Questo lo dicevo perché in fondo la prospettiva di Socrate del conosci te stesso in senso positivo è il capovolgimento del dramma di Edipo. Edipo è considerato l'uomo più sapiente, Sofotatos Andron, il più sapiente di tutti gli uomini. Socrate invece si considera l'uomo più ignorante, colui che non sa nulla. E l'unica cosa che sa, dice Socrate, lo ripete continuamente nei suoi dialoghi, è di non sapere nulla. Io so di non sapere. Proclama la sua ignoranza. E allora, per un verso, riprende il motto Socrati, il motto delfico. Conosci te stesso, cioè sappi che sei poca cosa, sappi che non sei nulla, per cui conosci te stesso, cioè sappi che sei ignorante. Solo il Dio è sapiente, solo il Dio è sophos. L'uomo è ignorante, al massimo può amare, desiderare, aspirare alla sapienza. In fondo la parola filosofia, amore di sapienza, desiderio di sapere, desiderio di conoscere, è questa aspirazione al sapere mai compiuta per intero. Homo viator, Socrate appunto nel dialogo è in via, va alla ricerca del sapere, ma non lo possiede, non lo possiede. Quindi da un lato dice so di non sapere, dal lato fa proprio il motto delfico, conosci te stesso, cioè so di non sapere. Eppure c'è qualcosa che smentisce questa asserzione di ignoranza socratica. E mi rifaccio all'apologia di Socrate. Come sapete, Socrate per la sua attività doveva essere un rompiscatole, fu accusato, fu portato in tribunale nel 399 a.C. e fu condannato a morte, con tre accuse che per noi suonano paradossali. Una l'ho già ricordata, corrompere i giovani. Probabilmente c'erano anche vendette di tipo politico, perché in fondo molti di questi giovani socratici avevano sposato la causa filospartana, oligarchica, all'epoca dei 30 tiranni, dopo la sconfitta di Atene nel 404. C'era stata una restaurazione democratica, ma di una democrazia radicale, molto dura, quella di Trasibulo, e probabilmente Socrate, come maestro di questi giovani, cadde vittima di una di queste vendette. E allora corrompere i giovani in senso politico. Però altre due accuse furono portate contro Socrate, quella di non credere negli dèi, di essere ateo e di professare una sua religione particolare, di credere a strane divinità e nuove, demoniche, di non credere agli dèi, ma di introdurre nuovi demoni. Socrate effettivamente parlava di un demone, di un daimon o daimonio, di una voce demonica che sentiva dentro di sé. Quindi probabilmente il fraintendimento di questa nozione di demone portò
gli accusatori stupidi a dire non crede agli dèi e pratica una religione demonica, è un empio, è un empio, è un ateo, è un empio, e in più corrompe i giovani. E allora, nell'apologia, nel discorso cioè di autodifesa che Socrate pronuncia nel 399 di fronte ai giudici, di fronte ad Anito, Meleto e Licone, che furono gli accusatori, Socrate ricorda che un suo amico e discepolo, Cherefonte, un giorno andò a Delfi, andò proprio nel santuario di Delfi dove c'era scritto conosci te stesso, a interrogare il Dio, cioè a interrogare la Pizia, ponendo questa domanda: c'è in Grecia e nel mondo un uomo più sapiente di Socrate? E la Pizia, cioè il dio Apollo, rispose: no, Socrate è l'uomo più sapiente, Sophotaton, cioè l'uomo più sapiente, lui che si dice ignorante in realtà è l'uomo più sapiente. E allora qui c'è anche una certa ironia socratica, perché l'accusa è non credere negli dèi. E allora Socrate dice: beh, come faccio io a credere a quello che dice questo dio, che dice che io sono l'uomo più sapiente, se io invece mi considero ignorante? Quindi vedete anche l'ironia socratica. Cioè, è vero che io non credo agli dèi, ma perché gli dèi dicono cose false su di me. Cioè, se il dio dice che io sono l'uomo più sapiente, mentre in realtà mi considero ignorante, come faccio a credere agli dèi se gli dèi dicono menzogne? Oppure, qui c'è l'altra risposta socratica, dobbiamo interpretare quello che il dio dice, perché in fondo il dio di Delfi, il signore di Delfi, Apollo, non dice espressamente, neanche tace, ma sempre allude, semainei, da segni, dice enigmi, ute legei, ute cryptei alla semainei, è un motto di Eraclito, il dio di Delfi, però riferito al dio di Delfi, che non dice né tace ma allude, non dice chiaramente ma neanche si nasconde, ma per enigmi svela. Allora questi enigmi, come quello che Edippo non ha saputo risolvere su se stesso, questo grande enigma di sé deve essere svelato. E allora Socrate prova a interpretare l'enigma che lo riguarda. In fondo il dio di Delfi, che prescrive di stare nei propri limiti, prescrive a Socrate di riconoscere la propria ignoranza, per cui l'uomo veramente sapiente è colui che riconosce che la sapienza umana, la antropine sofia, è poca cosa, è una minima cosa rispetto alla sapienza degli dèi. L'uomo in fondo è sempre alla ricerca della sapienza, non la possiede mai, e quindi il vero sapiente, il più sapiente, il vero filosofo, è colui che riconosce la propria ignoranza. E proprio perché si riconosce la propria ignoranza, proprio perché si riconosce la propria ignoranza, nasce nell'uomo da un lato l'umiltà, la virtù quindi, l'umiltà di riconoscere i propri limiti, ma dall'altro il desiderio di conoscere, il desiderio di apprendere, il non stare fermo, il fare domande, l'andare alla ricerca di quello che non sappiamo. Anzitutto a partire da noi stessi, l'interrogarci, una vita senza ricerca non è una vita degna di essere vissuta, sono sempre parole di Socrate nell'apologia di Socrate. Questo naturalmente Socrate lo ha fatto su di sé, si è proclamato ignorante proprio per questo, ma perché la propria ignoranza era il presupposto della ricerca della sapienza, la domanda filosofica. Ma non lo ha fatto solo su di sé, lo ha fatto anche con gli altri. Ed ecco che veniamo ad Alcibiade, e quindi con gli allievi, con i compagni e con gli allievi, perché in fondo abbiamo una cerchia di amici di Socrate, suoi coetanei, per esempio Critone. Critone non è un allievo di Socrate, è suo coetaneo. Quando Socrate muore a 70 anni, Critone ha la stessa età, mentre gli altri, Platone, Alcibiade, Critia, Trasimaco, Eutidemo, eccetera, Carmide, furono tutti più giovani. Quindi abbiamo una cerchia di coetanei e una cerchia di allievi, amici e discepoli. Però con tutti Socrate mise in atto quello stesso esercizio di conoscenza di sé nel dialogo,
nell'interrogazione, nel mettere in crisi la presunzione di sapere, che in fondo era la prerogativa dei sofisti, i grandi intellettuali dell'epoca socratica, che venivano ad Atene, dalle altre città. Gorgia veniva dalla Sicilia, Protagora veniva dalla Ionia, Trasimaco veniva da Calcedonia. Cioè questi grandi intellettuali in fondo professavano la sapienza, sofisti, sapienti, in senso spregiativo naturalmente, e presumevano di sapere tutto e di poter insegnare. Socrate fa l'esatto opposto. Dice: io non so nulla e non voglio insegnare. Semmai chiedo, domando, metto in crisi. E però proprio questo esercizio di domanda è la vera paideia, è la vera educazione, è il vero insegnamento. Quindi la terza accusa, corrompere i giovani, paradossalmente è un'accusa che svela invece la vera paideia socratica, l'esercizio di prendersi cura di sé. Ed è quello che ritroviamo in un altro dialogo, che è quello che più fa riferimento al titolo del mio intervento di oggi, che è l'Alcibiade Maggiore, che è un dialogo che si svolge in una palestra, in cui Socrate e Alcibiade, appunto Socrate più vecchio e Alcibiade più giovane, discutono su come fa l'uomo, come fa Alcibiade a prendersi cura della città, dato che vuole fare il politico, dato che ha ambizioni di scendere nell'agone della polis e prendere il potere che era stato del suo mentore Pericle. E allora ovviamente l'inizio politico di questo discorso tra Socrate e Alcibiade va immediatamente sull'idea che per prendersi cura della città, cioè di un insieme di uomini, per essere in grado di prendersi cura della città bisogna anzitutto essere in grado di prendersi cura di sé, di prendersi cura di se stessi. E prendersi cura di sé, prendersi cura di se stesso, significa conoscere se stesso. Cioè significa fare un lavoro di ricognizione dei propri pensieri, delle proprie convinzioni, dei propri affetti, delle proprie ambizioni, per vagliarle alla luce del giusto e dell'ingiusto, del bene e del male, del bello e del brutto. Un altro motto dei Sette Sapienti dice: devi guardarti allo specchio. Se sei bello esteticamente, allora puoi essere lodato, ma se sei brutto, allora devi in qualche modo compensare la tua bruttezza fisica con la kalokagatia. È una parola greca, kalokagatia, che significa bellezza e bontà insieme. Forse virtù si potrebbe tradurre, onestà, cioè una sorta di bellezza interiore, la bontà, che si riverbera nella bellezza esteriore. E in fondo voi pensate Socrate e Alcibiade. Alcibiade era un uomo bellissimo, era il più bello dei giovani di Atene. Fidia, lo scultore appunto della statua Crisolefantina di Zeus, il creatore del Partenone, il grande scultore di Pericle, aveva preso Alcibiade come suo modello e lo usava, lo faceva posare nudo per fare le statue degli dèi, le statue di Hermes, le statue di Apollo, cioè le statue di Fidia avevano Alcibiade come modello, perché appunto era il più bello dei giovani di Atene. Mentre Socrate era il più brutto. Socrate era bruttissimo. Lo stesso Alcibiade, in un altro dialogo, nel simposio, lo paragona al satiro Marsia, col naso camuso, pelato, basso, sgraziato. Quindi l'uomo più bello è l'uomo più brutto. Naturalmente anche nel simposio c'è un'atmosfera erotica nel senso dell'omofilia, dell'omosessualità greca, ma paradossale, perché come fa un giovane bellissimo come Alcibiade a essere attratto da un vecchio brutto come Socrate? È paradossale, ovviamente. Non regge la cosa. E però Platone lo fa nel simposio perché vuole svelare, come le statue dei satiri, del satiro Marsia, dei Sileni, venivano aperte e dentro avevano delle sorprese, allora vuole svelare la bellezza interiore di Socrate. Socrate appare
brutto esteticamente nel corpo, ma in realtà è bello dentro, ha una bellezza dell'anima ed è quella che attrae i giovani, perché scoprono questa ricerca di verità, questa ricerca di autenticità. E questo è il corrompere i giovani, dove forse c'era anche l'ambiguità di questo rapporto tra Socrate e Alcibiade, perché in fondo nelle invettive che venivano rivolte a Socrate c'era anche questo, cioè che era un rapporto morboso. A volte si dice amore socratico per indicare questo, una sorta di rapporto morboso, omosessuale o addirittura pederastico con i giovani, ma in realtà non era così. E infatti il simposio attesta questo, cioè Alcibiade è attratto da Socrate forse anche in quell'idea lì, ma poi Socrate si sottrae a quel tipo di relazione, perché cerca un'altra bellezza, non la bellezza del corpo, ma la bellezza dell'anima. E quindi anche quando nell'Alcibiade il dialogo tra Socrate e Alcibiade sembra avere una tonalità di tipo erotico, amoroso, Socrate si premura spesso o subito di dire: però attenzione, tutti ti amano, tutti ti cercano per la tua bellezza fisica, io invece non ti cerco per quello, perché la bellezza fisica ben presto sparirà, svanirà. Chi si innamora del corpo si innamora di qualcosa che diviene, che svanisce, che invecchia, che si ammala, che deperisce. Chi invece si innamora dell'anima si innamora di qualcosa che sempre è, qualcosa che non nasce, non muore e non invecchia, e che quindi ha una sua natura in qualche modo immortale. E quindi la domanda dell'Alcibiade, l'Alcibiade come dialogo, conosci te stesso, si potrebbe anche tradurre con ama te stesso nel rapporto dialogico, dove però l'amore non è amore del corpo ma amore dell'anima. E in questo amore si svela anche lo sguardo reciproco, lo sguardo e la conoscenza reciproca tra Socrate e Alcibiade, che è uno sguardo in cui da un lato Alcibiade scopre se stesso, impara a conoscere se stesso, ma anche Socrate impara ad esercitare quell'arte maieutica che in fondo è un altro dei grandi principi del suo filosofare, che lui spesso paragona all'arte della levatrice, dell'ostetrica, che era in fondo il mestiere di sua madre. La madre di Socrate, Fenarete, faceva l'ostetrica, quindi non partoriva in prima persona i bambini, solo Socrate aveva partorito, ma aiutava le altre donne a partorire. E allora dice: io faccio la stessa cosa, però non aiuto a partorire nel corpo, ma a partorire nell'anima, cioè a far partorire la verità di cui ogni mente in fondo è gravida. E allora questa verità, che è il sé, deve essere in qualche modo tirata fuori nel dialogo, tirato fuori nel... Tenete presente che questo dialogo, l'Alcibiade, nel neoplatonismo... Fermami quando il tempo... 5 minuti, allora mi avvio alla conclusione, anche se ho detto un terzo di quello che avevo pensato di dire. E allora, tenete presente che questo dialogo, l'Alcibiade Maggiore, da un lato i neoplatonici lo usavano come introduzione generale alla filosofia platonica, partire dalla conoscenza di sé, dove conoscere sé significa anche prendersi cura di sé. Cioè non è solo un atto conoscitivo, ma è anche un atto etico, dove il sé è la propria anima, la psiche. In fondo Socrate a questa parola psiche dà un nuovo senso. La parola psiche è una parola greca, una parola anima antichissima. La troviamo già in Omero. Però in Omero, nell'Odissea, la parola psiche, ai psychai, le anime, indica sempre l'anima del morto, il fantasma, lo spettro, la larva che rimane nell'aldilà, priva di vita e priva di conoscenza. Pensate quando Odisseo scende nell'Ade, nella Nequia, libro undicesimo, e vede lo spettro di sua madre che non lo riconosce. La madre Anticlea, per riconoscere Odisseo, deve bere il sangue, deve riacquisire in qualche modo vita, perché l'anima di per sé è priva di vita. Questa è l'idea antica di psiche omerica.
Socrate dà alla parola psiche un senso nuovo. Psiche non è l'anima del defunto, la larva, lo spettro, lo spirito, ma è la mente, il centro vivente del pensiero. Quando noi usiamo la parola psicologia, per psiche intendiamo questo. La parola psiche, che poi viene tradotta anima in latino, non è da intendere in senso cristiano, ma in senso socratico significa proprio questo, centro del pensiero. E quindi prendersi cura dell'anima, per Socrate, significa conoscere se stessi. Cioè significa fare quell'esercizio di autoriflessione per purificare la propria mente da tutte le false opinioni, da tutte le doxai. E allora anche la filosofia, prima Francesca ricordava Pierre Hadot, che è stato il mio maestro a Parigi, prima di lui al Collège de France, Michel Foucault teneva quella cattedra di storia del pensiero ellenistico e romano, e lui tenne al Collège de France una serie di lezioni pubblicate sotto il titolo Ermeneutica del soggetto, cioè analisi del soggetto, dell'io, dove il punto di partenza è proprio questo dialogo, l'Alcibiade di Platone, il dialogo tra Socrate e Alcibiade. E in questo dialogo, e così mi avvio alla conclusione, il punto finale è proprio la spiegazione di questo motto delfico, del conosci te stesso, cioè come si fa a conoscere sé? Noi non vediamo il nostro io, come facciamo a conoscere noi stessi? E allora, Socrate, parlando con Alcibiade, fa un paragone. Ha detto, immagina, dice Socrate ad Alcibiade, che il dio di Delfi non ti avesse prescritto conosci te stesso, ma più semplicemente guarda te stesso, non gnotis auton, ma ide sauton, guardati. E allora, che cosa avremmo fatto se il motto fosse stato guarda te stesso? Allora Alcibiade dice, beh, prendiamo uno specchio e ci guardiamo allo specchio per guardare noi stessi, perché guardandoci allo specchio noi vediamo la nostra immagine riflessa. E però, dice Socrate, ma c'è un altro tipo di specchio, forse più adatto a vedere se stessi, ed è lo sguardo dell'altro, l'occhio dell'altro, uno sguardo reciproco in cui nella pupilla noi vediamo riflesso, come in uno specchio, il nostro occhio. E però non è una fredda e morta superficie di vetro, ma è una vivente pupilla, un occhio in carne, come il nostro, per cui noi vediamo riflesso il nostro occhio in un altro occhio. Attenzione, perché la metafora è visiva, però immediatamente si passa al piano della conoscenza, perché in fondo l'occhio, lo sguardo è lo specchio dell'anima. Per cui il vedere il proprio occhio riflesso in un altro occhio, in uno sguardo amoroso, significa anche vedere la propria anima riflessa in un'altra anima, cioè conoscere sé nel dialogo, perché l'anima in fondo va in parola, non solo nello sguardo reciproco, ma nel dialogo reciproco. E quindi, come in uno specchio, osper en catoptro, nell'occhio noi vediamo il volto, prosopon, che però è anche la persona. Prosopo nel nome greco che indica la persona. Il volto, la faccia, il viso, lo sguardo, che però svela la persona, svela il sé. Ed ecco perché il conosci te stesso non è solipsistico, non è cogito ergo sum, non è il pensiero di sé che porta a postulare l'esistenza del mio io come una res cogitans, ma è un conoscere sé nello sguardo amoroso e nel dialogo conoscitivo con l'altro. E quando un occhio guarda un altro occhio, guarda ciò che l'occhio ha di più bello, cioè la pupilla. E questa cosa vale anche per l'anima che vuole conoscere sé. Cito l'Alcibiade 133c e con questo concludo. Dunque, caro Alcibiade, anche l'anima, se vuole conoscere se stessa, deve guardare a un'altra anima, e in particolar modo in quella sua parte nella quale risiede la virtù propria dell'anima, cioè la sapienza, la saggezza, la sofia, o qualcos'altro a cui questa parte dell'anima, la sapienza, possa risultare simile.
E questa parte dell'anima, la parte più bella dell'anima, è proprio il pensare, il conoscere e il pensare, che è quella parte, dice Socrate, che somiglia al Dio di Delfi. Per cui in questo sguardo reciproco, che è sguardo di conoscenza e di amore, l'uomo nell'altro conosce ciò che l'uomo ha più di divino. Dio è il pensiero, Theos kai nous. E in questo modo può raggiungere la più alta conoscenza di sé. Una conoscenza di sé che si ottiene nella conoscenza dell'altro, in uno sguardo di amore, dove l'occhio non guarda più la bellezza del corpo, perché guardando lo sguardo guarda la bellezza dell'anima che scorge nell'occhio dell'altro. Precisamente lo specchio delle cose umane che sono rivolte alla virtù dell'anima. E in questo modo vedremmo nel modo migliore e finalmente conosceremmo noi stessi. Con questo concludo, purtroppo rinunciando all'interpretazione di Plutarco del motto delfico, dove questo sguardo tra Socrate e Alcibiade, nell'interpretazione di quella E di Delfi, diventa uno sguardo tra Socrate e Apollo, cioè tra l'uomo e Dio. Diventa un dialogo tra l'uomo e Dio, che poi è la base di tutta la lettura cristiana successiva, in cui il motto delfico conosci te stesso diventa anche un modo di conoscere Dio, perché l'uomo, il sé, è immagine e somiglianza di Dio, almeno stando al racconto della Genesi. Grazie.